Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buongiorno voce vita mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei e coloro che aiutano chi non ce la fa, per donar loro un giorno che migliorerà, è un giorno nuovo e poi chissà se il mondo dovrai, con vestito la sera che indosserai, è una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai, ma lanciando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Buongiorno cari figli miei, buongiorno a tutti voi. Pensate al giorno che verrà come una novità ed un dono inatteso che vi arricchirà di una nuova esperienza che si può ballar. È un passo nuovo e un altro ancora e il mondo cambierà e ballerà come un valzer la vita, danzarla dovrai, con vestito la sera che tu indosserai, è una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai, ma è danzando la vita che tu imparerai, di ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Che tu imparerai che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo e prego che sia tutto da ballare con te. È emozionante oggi, non è facile per niente, quindi buongiorno a tutti e buona Pasqua soprattutto. E è chiaro che ho iniziato 35 minuti dopo perché era importantissimo, doveroso assistere alla diretta mondiale del Papa per la benedizione per tutti, perché è una Pasqua molto molto delicata e quindi... Che dire, io mai mi sarei aspettato una Pasqua così, penso nessuno di noi, tantomeno un mese fa quando poi ho iniziato a proporre quest'ora di compagnia a livello musicale, quindi mai avrei immaginato di arrivare a Pasqua addirittura. Però è andata così e noi continuiamo a farci compagnia come possiamo
E chiaramente io un pensiero lo rivolgo, e permettetemelo, a tutti coloro che sono meno fortunati di noi, meno privilegiati di noi, e soprattutto a coloro che si danno da fare affinché le cose migliorino e finiscano il prima possibile. Quindi non so se voi avete degli amici o dei parenti che sono dei medici, dei dottori o persone comunque distanti da voi che non hanno la possibilità di passare la Pasqua insieme. E quindi io un applauso più che altro lo rivolgerei a loro, perché è giusto così. Io aggiungo chiaramente un abbraccio fortissimo a tutti e vi auguro di trascorrere una, per quanto possibile, una serena Pasqua e niente, ci vediamo domani mattina a mezzogiorno con la canzone del buongiorno. Tanti auguri a tutti.